Come impostare al meglio la tua pompa di calore facendola lavorare il più possibile con il fotovoltaico e riuscire a consumare meno in bolletta mantenendo il comfort in casa? Beh, questo è il tema di oggi che vedremo in questo video passo dopo passo, vedremo in maniera chiara e semplice tutto quello che c'è da fare per ottenere questo risultato. Prima di partire con il video, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, rimanere aggiornato sul tema delle pompe di calore, sulle novità, ma soprattutto consigli e accortezze a casa tua per il tuo nuovo impianto tecnologico. Ciao! Io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a togliere il contatore del gas, tipo questo, e a trasformare la casa in 100% elettrica, anche se abbiamo radiatori. Lo facciamo con una rete di installatori professionisti che si sono specializzati nel mondo delle pompe di calore. Oggi parliamo di un tema molto importante. La scelta della pompa di calore probabilmente l'hai fatta anche perché in simbiosi volevi installare un impianto fotovoltaico e quindi questo matrimonio di energia elettrica prodotta sopra il tuo tetto e consumata direttamente a casa tua per riscaldare casa deve avere un senso. Oggi ci collegheremo in remoto ad una pompa di calore che sta funzionando e vedremo come non impostare la pompa di calore, ovvero andremo a vedere come lavorava prima senza alcun settaggio e cosa comportava questo, e poi invece andiamo a vedere quali sono quelle accortezze, quei parametri semplici da impostare, tipo temperatura e orari, affinché essa possa lavorare al meglio in simbiosi con il fotovoltaico, ma soprattutto che alla fine del mese abbia consumato poco, mantenendo comunque il comfort in casa. Prima però andiamo a vedere tre punti fondamentali su cui poi andiamo a ragionare. Anzitutto il compressore, cioè la pompa di calore come unità esterna, è il maggior sorgente di consumo al compressore, quindi è importante aver chiaro che il consumo elettrico principalmente arriva dal compressore della pompa di calore. Quindi il primo punto su cui lavorare è proprio le accensioni dell'unità esterna. Su questo dobbiamo considerare che il COP è fondamentale, cioè la stessa pompa di calore in un'ora consuma di più energia elettrica di notte rispetto di giorno. Perché? Perché di giorno molto probabilmente le temperature esterne sono più elevate, quindi è importante far lavorare il compressore, quindi l'unità esterna, soprattutto di giorno, e questo che avvenga in simbiosi con il fotovoltaico. Poi abbiamo l'altro macro tema, ovvero i termostati ambiente. Dentro casa avrai dei termostati che possono essere di una marca qualsiasi o possono essere della pompa di calore. Ecco, questi vanno a definire il comfort dentro casa, quindi vado a definire che temperatura aria voglio avere all'interno dei singoli ambienti oppure delle macro zone all'interno di casa. Ecco, non per forza quando un termostato è in chiamata, un termostato in chiamata significa che ha necessità di far intervenire la pompa di calore per riscaldare casa. Non per forza quando lui è in chiamata la pompa di calore si accende, perché possiamo avere magari un puffer, quindi un accumulo di acqua tecnica o comunque l'acqua che gira nell'impianto che è ancora calda. Quindi il termostato farà girare la pompa che fa girare l'acqua in tutto l'impianto anche senza far accendere la pompa di calore esterna. Quindi considera magari di avere il tuo impianto a radiatori oppure a pavimento, l'acqua circolerà all'interno dell'impianto attraverso delle pompe magari anche senza che la pompa di calore sia accesa. Questo è un tassello fondamentale, quindi scollegare mentalmente il termostato dalla pompa di calore. Lavorano insieme, ma non per forza, quando il termostato è in chiamata, la pompa di calore è accesa. Terzo parametro invece è l'impianto fotovoltaico, quindi l'impianto che abbiamo sopra il tetto di casa, che produce a seconda del sole. Questo non lo possiamo programmare, non lo possiamo gestire, ma possiamo solo ricevere tutta l'energia gratuita che ci viene prodotta dal sole e cercare di sfruttarla al meglio. Se poi ho anche un sistema di accumulo, quindi una batteria di accumulo, posso lavorare anche per più ore quando il sole è sceso e sfruttare l'energia che è accumulata. Ecco, in base alla nostra esperienza ormai decennale nei sistemi in pompa di calore, soprattutto su impianti a radiatori, posso dire che conviene assolutamente sfruttare l'energia del
dell'impianto fotovoltaico appena viene prodotta, prima ancora di accumularla nelle batterie. Ovviamente se questo è possibile. Perché? Perché accumulare energia nelle batterie comunque porta delle dispersioni, quindi se accumulo 100 non potrò utilizzare 100 perché ci sono delle dispersioni, delle perdite tra caricare e scaricare le batterie, ma appena l'impianto fotovoltaico produce vado a riscaldare direttamente casa con la pompa di calore. Quindi ricapitolando, abbiamo la pompa di calore esterna con il suo consumo del compressore che è la maggior fonte di consumo, abbiamo il termostato in casa che definisce il tuo comfort all'interno di casa, che può essere in chiamata se dentro casa è troppo freddo, ma non per forza quando il termostato chiama la pompa di calore si accende. E poi abbiamo l'impianto fotovoltaico che produce energia elettrica quando il sole è disponibile. Bene, allora adesso ci colleghiamo da remoto in una pompa di calore e vediamo come non farla funzionare e vediamo come farla funzionare al meglio in combinazione con il fotovoltaico. Ovviamente questa è una pompa di calore collegata da remoto dove puoi visualizzare e gestire temperature, orari e tante altre cose. Nel tuo caso, se non è collegata da remoto, vai nella centralina o in qualsiasi altro modo in cui tu possa comandare la pompa di calore. Sai che se non è collegata da remoto e vuoi vedere i risultati, quindi come funziona, come lavora, quanto consuma, c'è la possibilità di installare Foxbox per monitorarla. Trovi tutti i link qui sotto al video. Bene. Eccoci allora, andiamo a vedere il primo caso specifico. Una premessa fondamentale: ogni impianto, ogni edificio, ogni famiglia rispondono in maniera diversa perché abbiamo abitudini diverse, abbiamo esposizioni diverse, abbiamo modi di scaldare e orari diversi. Però andiamo a vedere alcuni esempi molto significativi. Adesso siamo nel nord Italia, siamo in un impianto con riscaldamento a radiatori. Andiamo a vedere tramite il monitoraggio la temperatura di mandata all'impianto, che in questo caso, come vedete, oscilla tra i 40 e i 50 gradi, sono temperature che, di lavoro che arrivano ai radiatori. Vediamo quando si accende la pompa di calore. Ecco, quando c'è la barra blu significa che la pompa di calore è accesa, quando c'è il vuoto vuol dire che è spenta. Queste sono le accensioni del compressore. E vediamo anche quando viene prodotta l'acqua calda sanitaria. L'acqua calda sanitaria viene prodotta tra mezzogiorno e l'una. Quindi per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria, perfetto, perché andiamo a sfruttare al massimo quello che è il fotovoltaico. Per il riscaldamento invece non tanto bene. Perché? Perché la pompa di calore lavora anche dall'una alle 7 di mattina, quindi di notte, e anche la sera si è accesa alle 11 di sera, e vediamo che rimane spenta proprio nella fascia centrale della giornata, cioè tra mezzogiorno e le 5 rimane spenta, quando invece potremo sfruttare al massimo l'impianto fotovoltaico. Invece andiamo ad accumulare energia magari in batteria e poi dalla batteria la tiriamo fuori di nuovo per riscaldare casa. Secondo la nostra esperienza ormai decennale sul tema delle pompe di calore per riscaldamento di radiatori e anche di impianti radianti a pavimento, è bene consumare energia elettrica subito finché viene prodotta dall'impianto fotovoltaico, magari riscaldando la casa leggermente in più. Andiamo a vedere anche le temperature dentro casa. Ecco, la temperatura dentro casa è costante, pressoché tutto il giorno, di 20 gradi. Andiamo a vedere invece un caso dove viene massimizzato l'utilizzo della pompa di calore solo di giorno, quindi con temperature esterne più alte, quindi la pompa di calore ha un COP più elevato e consuma meno, ma soprattutto in abbinata col fotovoltaico. Prima di lasciare questo cantiere andiamo a vedere le frequenze del compressore. Vediamo che quando la macchina si accende lavora tra i 40 e 60 Hz. Ecco, vediamo che la macchina sta lavorando all'incirca intorno alla metà della sua potenza massima. Quindi andiamo a vedere subito un altro caso invece esemplare. Eccoci qui, allora andiamo a vedere come si è comportata la macchina. Ecco, in questo caso la temperatura è pressoché sempre costante, intorno ai 55 gradi sui radiatori, e la pompa di calore si accende alle 5 e un quarto di mattina e lavora fino alle 9
Di sera. Ecco, qui sì, andiamo a sfruttare al massimo quello che è il fotovoltaico, andiamo a vedere anche la frequenza dell'inverter. Ecco, quindi quando la macchina si è accesa e poi si è stabilizzata a 55 gradi di mandata, in questo caso comunque l'inverter lavora intorno ai 40 Hz, quindi sta lavorando sì a 55 gradi, ma al minimo, quasi al minimo della sua potenza. L'acqua calda sanitaria invece viene prodotta in questo caso alle 3 di pomeriggio, bene, e quindi ancora sfruttando al massimo il fotovoltaico. Andiamo a vedere quando c'è chiamata dai termostati, no? Quindi quando l'impianto chiama. Ecco, anche i termostati sono impostati in chiamata dalla mattina fino alla sera e non chiamano di notte. Questo è molto importante, quindi non avere i termostati in chiamata di notte, in modo che la pompa di calore non si accenda. Ovvio che questa situazione deve essere tarata per la casa e sapendo che c'è una certa inerzia termica anche dell'edificio, in modo che la casa non si raffreddi troppo, come abbiamo già detto più e più volte. Passiamo ora invece a un impianto radiante a pavimento. Eccoci in un impianto radiante a pavimento. Andiamo a vedere le temperature di lavoro, quindi tra i 35 e i 40 gradi sul puffer per poi miscelare verso l'impianto radiante. Andiamo a vedere anche le temperature esterne in questo caso, quindi siamo tra gli 8, 9, 10 gradi, e le accensioni della pompa di calore. Ecco, in questo caso ancora una volta vediamo le accensioni anche di notte. Perché? Perché probabilmente i termostati, andiamo a vedere, eccoci qui, in effetti i termostati sono in chiamata anche di notte. Quindi una casa con impianto a pavimento che ha termostati che chiamano i circolatori per farci girare acqua anche di notte. Questo comporta, dopo un po' che il puffer si raffredda, l'accensione della pompa di calore e quindi il consumo elettrico che magari non ho stoccato in batteria perché d'inverno le batterie non riesco a caricarle al 100%. Cosa si fa in questo caso? Sicuramente in questo caso si va a settare i termostati e anche l'accensione del compressore per lavorare solo nella fascia giornaliera. Andiamo a vedere un impianto radiante che lavora invece molto bene. Ecco qui allora un altro impianto radiante. Andiamo a vedere le temperature. Ecco, quindi la macchina lavora intorno ai 35, 36, 37 gradi in modo continuativo. Andiamo a vedere l'accensione del compressore. Ecco, il compressore si accende alle 8 di mattina fino alle 9 di sera, ma in modulazione. Infatti, vediamo, siamo intorno ai 35-40 Hz, quindi siamo veramente al minimo del consumo elettrico della pompa di calore, ma in modo costante. Questo è molto importante perché quando la pompa di calore è al minimo, anche il massimo del COP, quindi consuma in realtà molto meno. È molto meglio fare poche accensioni del compressore durante il giorno e quindi lasciarlo lavorare in maniera continuativa al minimo piuttosto che fare tante piccole accensioni. Perché? Perché ovviamente, come tutte le cose, meno viene messo sotto stress e più durata avrà nel tempo. Vediamo qui i termostati. Ecco, i termostati di casa sono settati per lavorare nella fascia giornaliera e di conseguenza anche la pompa di calore si accenderà nella fascia giornaliera, sfruttando al massimo il fotovoltaico, ma sfruttando al massimo anche la temperatura esterna. Infatti, come vedete, di notte abbiamo 5 gradi, di giorno la temperatura esterna sale fino a 8-9 gradi. Ecco che se la pompa di calore lavora con 8-9 gradi, abbiamo un COP maggiore, quindi minor consumo elettrico in bolletta. Come fare a fare questo? Beh, ovviamente dipende dalla pompa di calore, dal modello, dalla marca, la possibilità di controllare il tutto da remoto. Andiamo a vedere la programmazione. Ecco, in questo caso il cliente ha programmato i termostati proprio per lavorare e star spenti fino alle 7 di mattina e poi lavorare, a una temperatura normale fino alle 23 di sera. Con le pompe di calore ormai c'è la possibilità di lavorare anche in diverse fasce orarie con diverse temperature, ad esempio chiedendo che tra le 11 di mattina fino alle 13 la pompa di calore invece si alzi di temperatura sia sull'acqua tecnica, quindi sia sull'acqua che gira nell'impianto di riscaldamento, che anche sull'impianto di acqua sanitaria, quindi sfruttare proprio al massimo quello che è
l'energia del fotovoltaico. Ovvio che se abbiamo un contatto del fotovoltaico, quindi posso collegare proprio fisicamente la pompa di calore al fotovoltaico, questo aiuterà ancora di più perché lì saremo certi che abbiamo sovrapproduzione di fotovoltaico e andiamo quindi a scaricare energia nella casa sotto forma di batteria termica. Ecco, se hai bisogno di capire come gestire al meglio la tua casa, di capire la gestione della pompa di calore o i consumi elettrici che magari non ti aspettavi, abbiamo la possibilità di aiutarti con un servizio di consulenza a raggi X, di cui trovi il link nella descrizione del video. Alla prossima!